a protestare in piazza per i vostri diritti. Non fate più i leoni di tastiera sul telefonino, perché oggi dovevate venire qua a sostenere a tutti che avevano il bisogno e la forza di essere, come si dice, viva l'Unione, di essere uniti. Invece di stare a casa vi dovete vergognare, ma non avete fatto male solo a voi, ma avete fatto male ai vostri figli. Vergognatevi, non si essere i vostri figli. Messaggio, perché si andrà a girare, perché si andrà a mettere scuri, perché non è giusto che abbiamo fatto i chilometri e il muro qua, e allora subito ragazzi lo dobbiamo far girare, perché l'hanno capito, perché non è giusto. Noi stiamo qua per i nostri figli e stiamo combattendo anche per i vostri figli che non sono scesi in piazza. Vi dovete vergognare che non scendete in piazza. Ragazzi, non ce ne andiamo, noi siamo venuti da Salerno, siamo 40 di noi. È una delusione che i romani oggi non sono scesi, da Napoli. Dovevano chiudere da Napoli. Da Napoli siamo una trentina. No, vabbè, io stavo dicendo il mio gruppo. È una vergogna che i romani oggi non sono venuti qua a sostenere, perché per un'ora potevano chiudere il negozio. Li potevano chiudere tutti, perché questo è un problema nazionale, non solo della Campania. Vero. Allora, vi anticipo, ci organizzeremo per via Partenope. Ci organizzeremo per via Partenope. Ma non ci vediamo prima, perché non sai che ci va a scattare. Ciao Martina. Non so cosa. Tu vai anche lì? Ma se vi danno il reddito di cittadinanza ve lo prendete? A noi? No. Dammi la risposta giusta. No, io devo aprire il negozio. Ma reddito di cittadinanza? Ma apri il negozio, non esiste. Bravi ragazzi, in bocca al lupo. Ma sapete qual è la ruina? Sapete qual è la ruina? Vabbè, noi non abbiamo sentito il bisogno di aggiungere altro, perché i relatori hanno lanciato un messaggio molto serio. Adesso sia gli amici napoletani che di Salerno. Quindi adesso andiamo via, ci organizzeremo, perché c'è una piattaforma di manifestazioni che sarà organizzata sicuramente a Napoli. Napoli farà sentire la propria voce. Voi state in contatto con Camillo? Con lui state in contatto? Aspetta un attimo, prendi, mi fidi te. Mantieni il portafoglio un attimo. Aspetta. Aspetta un attimo. Per ripartire, per avere soldi in casa. Io non mi abbasso il ginocchio. Tieniti in contatto con me, fammi sapere tutte le manifestazioni che fai. Ah, okay. E mandami comunicati stampa. Ciao, io. In bocca al lupo a tutti. Ti ruba tutto i soldi. Mannaccia, la colonna. E vabbè, un siparietto. Gaetano stava ancora, quindi pensavamo di avere finito questa lunga giornata. Però fatemi dire una cosa per tutti i nostri amici rivoluzionari, i grandi patrioti, tutti quelli che vogliono fare l'Unione, tutti quelli che vogliono fare la guerra. Ma dove state? Di CMI qua siamo una decina di noi. Voi dove state? Gli altri non li abbiamo forzati, perché chi lavora, chi faceva altre attività, ma di tutti questi partiti potenti che state facendo nascere, queste
coalizioni gigantesche, non ce n'è uno di voi. Che strano, eh? Noi stamattina siamo qua, CMI stamattina è qua in piazza, non solo come giornalisti, ma ci sta Orazio Iudice, ci sta Gaetano, sono tutti i nostri delegati e rappresentanti veri, gente che veramente sta sul campo dalla mattina alla sera. Voi grandi rivoluzionari, patrioti della domenica, della sera, della tastiera, del dopo Champions, dove state? O del dopo lavoro? Noi siamo qua, noi siamo qua. Oggi, se non ricordo male, è mercoledì, perché ho perso il conto. Oggi è mercoledì e noi siamo qua, è una giornata di lavoro. Lui ha lasciato il bar, lui ha lasciato il ristorante. Noi siamo qua a manifestare, ok? Per ricordarlo, quando vi vengono a dire quello ha fatto questo, quello ha detto questo, noi facciamo questo, loro parlano e noi facciamo questo, noi siamo in piazza. Loro parlano, scrivono, Sergio è questo, ha detto quello, ha fatto quello quando era piccolo. Sergio sta in piazza con i lavoratori, con gli imprenditori, con le partite IVA, con i lavoratori delle partite IVA. Noi siamo in piazza con loro. I grossi rivoluzionari io non li vedo, ok? Quindi pensateci bene quando vi chiedono aderisci, vieni con noi, quello ha fatto questo. Noi facciamo questo, loro fanno il chiacchiere.